È stato sottoscritto questa mattina il contratto fra il Comune di Napoli e la società Difesa Servizi del Ministero della Difesa, che concede al Comune parte della base navale per realizzare una passeggiata pubblica lungo il molo San Vincenzo. Da oggi al 31 luglio i cittadini possono contribuire alla caratterizzazione del molo inviando idee e proposte in audio, video o testi brevi al numero WhatsApp 338 7141481. Arriva dopo tantissimi anni, grazie, diciamo, all'intraprendenza del sindaco, ma anche grazie all'attività svolta dalla Marina Militare e più in generale dal Ministero della Difesa. Si prevede che i lavori di messa in sicurezza del molo si concluderanno entro la prossima estate. Tutto l'intervento è finanziato con circa 6 milioni di euro da spendere entro dicembre 2025. Spero che questo possa costituire anche il volano per continuare ancora di più a parlare del rapporto tra una città e il mare, direi, consentitemi, tra l'Italia e il mare, perché ci auguriamo che questo possa sviluppare anche il concetto, cementarlo ancora di più, della cultura marittima, dell'importanza del mare per una città come Napoli, ma dell'importanza del mare per una città come l'Italia, un qualcosa che unisce, non che divide. Riappropriarsi dell'uso di Molo San Vincenzo, consentire ai cittadini di poterlo utilizzare per passeggiare, per vivere questo luogo che non è accessibile da decenni, rappresenta sicuramente un momento molto importante e fa parte poi anche della nostra strategia di rilancio di tutta l'area del porto storico della città, dell'area borbonica, che diventa un po' il fulcro delle attività sia turistiche che di svago dei napoletani e dei tanti turisti che arrivano a Napoli.